Sono il professor Enrico Filippini, sono specialista in endocrinologia, dirigo da più di 30 anni un poliambulatorio in città, a Brescia, e ho una grande passione per la divulgazione, perché nel campo del sovrappeso, dell'obesità, ma comunque della gestione del peso, c'è stato per troppo tempo un grosso equivoco, cioè si è sempre parlato soltanto di nutrizione, di mangiare, ma vi assicuro che questi sono i problemi minori per le persone che tendono ad aumentare il peso, a ingrassare, perché tutti sanno come dovrebbe essere fatta la nostra nutrizione ideale, ma ci sono delle condizioni che portano a uscire da questa situazione. Quindi, per esempio, oggi vi voglio parlare della fame in modo molto generale. Perdonatemi se sarò magari impreciso, se questo video non è brillantissimo, ma io cerco di fare questa divulgazione soprattutto tra una visita e l'altra, e quindi non sempre sono concentrato in modo preciso. Però ci tenevo a fare questo video. Per esempio, voi conoscete l'anoressia, la bulimia e sapete benissimo che sono delle patologie legate al cibo, ma non hanno come causa il cibo, ma problemi psicologici. Bene, queste sono le malattie più gravi che condizionano il mangiare, il peso e che sono però psichiatriche. Ci sono invece tantissime altre forme di fame che non sono così patologiche, così drammatiche come può essere un'anoressia, ma che condizionano il peso delle persone, come per esempio il grazing. Il grazing è una forma di fame continua durante la giornata, cioè sono i famosi piluccatori, che è un termine che indica la necessità di mangiare frequentemente durante la giornata. Ecco, queste persone hanno una fame continua, ripetuta durante la giornata, sbocconcellano magari, ma però nell'arco della giornata mangiano molte più calorie di quelle che dovrebbero mangiare. Oppure ci sono gli emotional eating, cioè ci sono coloro che mangiano quando sono emozionati, quando hanno delle emozioni. Quindi se sono contenti hanno bisogno di mangiare la merendina, se sono dispiaciuti, se sono stressati, hanno bisogno di prendere il dolcetto, caricarsi con la cioccolata. Quando sono stressati per il lavoro mangiano cioccolata, mangiano brioche. Ecco, queste sono le persone che quando sono emotivamente scosse, diciamo così, quando hanno un'emozione, ecco che devono mangiare. Oppure ci sono delle persone che hanno necessità, hanno più fame la sera, dopo cena, si apre lo stomaco perché probabilmente si rilassano, probabilmente riescono ad avere quella mezz'ora dedicata a se stessa e mangiano. Capita spesso, per esempio, alle mamme, le mamme che oltre al lavoro purtroppo devono dedicarsi anche alla cena dei figli, del marito, e poi alla sera finalmente si rilassano quando hanno dato l'ultimo saluto al secondo figlio, per esempio, ecco che si mettono sul divano e aprono merendine su merendine. Oppure ci sono le persone che hanno un desiderio eccessivo, patologico per lo zucchero, e quindi sono delle persone che adorano il senso di dolce in bocca e hanno fame sempre di dolci e hanno un desiderio spasmodico per i carboidrati. Oppure ci sono delle persone che mangiano di notte. Io ho tanti pazienti che magari di giorno riescono a fare benissimo la loro dieta dimagrante e di notte si alzano 5, 6, 15 volte per mangiare, e queste sono delle forme particolarissime di fame, fame notturna. Poi ci sono invece delle persone che mangiano tanto perché sono in compagnia, e quindi sono delle persone che hanno la cosiddetta social eating, cioè mangiano tanto quando sono con gli altri perché si rilassano, non riescono più a concentrarsi su quello che stanno mangiando e si lasciano andare. Questo non dà problemi se succede una volta al mese, due volte al mese, ma se succede 3 volte alla settimana, ecco che diventa un grosso problema. Quindi ecco, tutte queste forme particolari, spesso patologiche, di fame determinano l'aumento di peso e soprattutto sono delle forme che non consentono di dimagrire. Oppure se queste persone sono dimagrite, reingrassano velocemente. Perché? Perché il loro problema di fondo non è mangiare bene o mangiare male, ma il loro problema di fondo è questo, cioè questa fame patologica, questa fame che li condiziona. E quindi, se non viene curata questa forma particolare di fame, ecco che questi pazienti rimangono sovrappeso, obesi, ma soprattutto rimangono frustrati. E questa frustrazione determina ancora di più l'aumento della fame nervosa, della fame da insoddisfazione, da stress, perché dimagrire, perdere chili, perdere mesi, spendere soldi per poi ricrescere non piace a nessuno. Però ecco che questa condizione
è una condizione che o va curata per prima oppure è inutile fare dieta. Quindi ecco che curare la fame, curare come viene anche assunto il cibo, curare anche gli orari del cibo, ma soprattutto la fame, studiare il tipo particolare di fame, deve essere la prima cosa che dovete fare voi a casa per capirvi meglio, e deve poi essere un'indicazione a trovare il professionista adatto, perché il professionista adatto non sarà colui che ti insegna a mangiare il fagiolo rosso piuttosto che l'insalata, ma sarà il professionista che ti aiuta a curare il problema della fame. Quindi l'endocrinologo e comunque una persona che conosce molto bene queste problematiche. Quindi vi raccomando, perché sono tutte problematiche che oggi come oggi si possono veramente curare bene, con grossi risultati nel tempo.